Un corteo da tutta la regione con le delegazioni nazionali del coordinamento dei comitati per l'acqua pubblica ha attraversato oggi pomeriggio il centro di Napoli, partendo da Piazza Garibaldi. Al centro della discussione, gli organizzatori hanno posto temi come il rispetto del risultato del referendum del 2011, il contrasto alle politiche di privatizzazione del governo Renzi, la richiesta di una legge regionale per l'acqua pubblica e l'annullamento degli aumenti tariffari. Prima di tutto in Campania noi vogliamo che Caldoro e la regione Campania ritiri la legge che ha fatto il 31 di luglio in cui ha privatizzato Caldoro, ha privatizzato l'acqua della Campania e praticamente Caldoro ha anche detto vorrebbe darla in gestione alla Gori che già gestisce così male i paesi vesuviani. Noi non possiamo accettare questo e abbiamo chiesto e siamo lieti oggi che il Comune di Napoli non solo ha fatto l'ABC ma ha messo finalmente in sicurezza l'acqua. Ecco, questo dovrebbe solidificare il movimento per l'acqua. Il referendum non è stato rispettato, eppure è una legge di Stato e 27 milioni di persone hanno deciso che l'acqua deve uscire dal mercato e che non si può fare profitto sull'acqua. Questo è il referendum del 2011 e purtroppo il governo Renzi con Sblocca Italia, con tutto il resto, sta andando in tutt'altra direzione, verso la privatizzazione di tutti i servizi. È un modello da difendere, da consolidare, da far vivere, dimostrare che è la scelta giusta e la vogliamo spostare in tutta Italia grazie a loro, perché loro sono stati insieme a tanti altri cittadini, anche io all'epoca da cittadino firmai per quel referendum, il referendum è stato inequivocabile, noi l'abbiamo attuato, pochissimi altri comuni l'hanno attuato, quello è il modello da seguire, l'acqua non può essere di nessun privato, non può essere nemmeno dello Stato, l'acqua è di tutti, l'acqua bene comune, questo dice ABC. Acqua bene comune. L'amministrazione comunale di Napoli ha adottato proprio ieri sera una delibera con la quale si approva l'affidamento del servizio idrico integrato all'ABC Napoli, trasferendo all'azienda speciale le attività e le funzioni del sistema ciclo integrato delle acque. Non solo con una delibera abbiamo definitivamente messo in sicurezza il ciclo integrato delle acque nella città di Napoli, difendendole dall'assedio della Gori, qui è una battaglia di Davide contro Golia, ma abbiamo a sostegno del ricorso al TAR dei movimenti e delle associazioni presentato anche ricorso contro la Regione Campania per la decisione di procedere in direzione diametralmente opposta all'acqua bene comune, ma soprattutto circondando questa esperienza perché la vogliono far fallire. Ecco perché è fondamentale il sostegno della cittadinanza tutta e dei movimenti dell'acqua pubblica che sono movimenti nazionali e internazionali.